Che fa? Oddio! Che cos'è? Che cos'è? Ti vedo sopra il tetto. Bella a tutti, ragazzi, un saluto da Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su Altis Life, ovviamente sempre nel server Arma Life Italia. Allora, ragazzi, adesso sto aspettando l'amico The Creeper che sta per entrare in gioco. Nel frattempo vi faccio vedere, sono finalmente riuscito a prendere il porto d'armi, guardate qua. Porto d'armi, poi abbiamo la patente A, la patente B e la licenza da contadino. 35.500 dollari i miei soldi attuali, che ovviamente dovrò assolutamente aumentare, quindi il prossimo passaggio ovviamente sarà comprare la pistola. Ragazzi, vi dico subito che io ovviamente ho preferito prendere prima subito il porto d'armi, prima di acquistare la pistola, proprio perché se dovesse fermarmi la polizia con una pistola senza avere il porto d'armi, ovviamente me la sequestra, visto che comprare una pistola qua all'armeria, che poi vi dico anche un'altra novità, all'armeria che era, eccola qua, che vedete qua, mi sembra che costi comunque appunto sui 35 o 40 mila dollari la pistola più piccola. Se ve la sequestra la polizia, praticamente insomma li buttate sostanzialmente nel cesso, e quindi questa cosa ovviamente mi fa girare non poco le scatole, per cui ho preferito comprare prima la licenza con 15 mila dollari, per cui licenza che mi permette di tenere legalmente le armi da fuoco, ovviamente per i civili, quindi che compro in armeria. Se invece vado a comprare un Kalashnikov da un altro giocatore, ovviamente anche quella sarà arma illegale e se mi ferma la polizia, anche se ho il porto d'armi, comunque un'arma non da civile, chiaramente me la sequestrerà lo stesso, però quantomeno le armi normali le posso utilizzare, quindi si possono anche iniziare a fare rapine e cose simili. Altra cosa che vi volevo far vedere, che ci ha appena comunicato Ninja, molto interessante, sono le fermate del pullman, come vedete queste qua in blu, e quindi voi potrete comprare, ovviamente comprando la patente D, mi sembra, quella per i pullman, e comprandovi ovviamente il pullman, potrete anche fare il lavoro da autista, quindi andate su una fermata, attivate appunto l'inizio del lavoro e a ogni fermata vi viene ovviamente pagato un compenso. Poi nel frattempo, ragazzi, una piccola comunicazione di servizio che non c'entra molto, dopo vediamo un po' cosa riusciamo a fare quest'oggi con l'amico The Creeper, perché è già un po' tardino. Due cose volevo dirvi: la prima riguarda più che altro il canale. Come vedo, insomma, dalle visual di Altis Life, che questa serie piace davvero tantissimo, e naturalmente di questo ne sono stracontento. Volevo però dirvi, magari, quando avete tempo, quando avete voglia, magari date un'occhiata anche agli altri video delle altre serie che sto portando avanti, dategli e datemi fiducia, perché comunque credetemi, ne vale la pena. Quindi sia Fallout, Batman, insomma le altre serie, mi piacerebbe insomma vedere un pochino più di visualizzazioni un po' su tutti i video, quindi anche semplicemente guardando il video e mettendo un pollice in su, credetemi, mi date un aiuto veramente molto molto grande. Qua nel frattempo, ah, intanto poi volevo dirvi invece, ritorniamo a bomba su Altis Life. La mia gang è arrivata a un totale di 4 membri, perché si sono aggiunti altri due ragazzi, Davide e Andrea, se non mi ricordo male. Quindi, ragazzi, rimangono 4 posti liberi, per cui mi raccomando, affrettatevi, perché se no tra un po' non ci sono più posti liberi. Che è successo? Ricordo che i posti sono massimo 4, massimo 8, scusate, per cui ne rimangono 4. Come fare per entrare in gang? Aggiungetemi su Steam, trovate i link in tutti i video. Ecco, The Creeper. Lo sai cosa è successo ieri, quando sei andato via? Eh no, infatti ho appena adesso spiegato in video, dato che sto registrando, il fatto che appunto si sono aggiunti altri due ragazzi, e appunto lo dico adesso che non l'ho detto prima: ieri ho aggiunto questi due ragazzi al volo, poi sono dovuto scappare. Voi ho visto che eravate tutti cazzuti e armati, e che cosa avete fatto? Sì, abbiamo fatto una rapina a Grandi! uno, peccato che appena stavamo facendo la rapina è arrivata la polizia. No, che sfiga! Allora, loro hanno negato tutto e la polizia ha visto solo me che avevo l'arma. Io ho fatto finta di essere uno
che ero nuovo e quindi non sapevo che mettere giù l'arma. E però ho dovuto dire, mi hanno portato in istanza di interrogatorio e gli ho dovuto per forza dire che sono stati loro due a fare la rapina e io e un loro amico che mi ha aggiunto. Porca miseria, ma quindi ti hanno anche sequestrato l'arma o quella te l'hanno lasciata? No, hanno detto che essendo stato così collaborativo mi hanno lasciato tutto. Ah, beh, meno male. E poi guarda, ieri mi sono provato a collegare ieri sera appunto perché volevo fare un po' di lavori per fare un po' di soldini, per levarmi la licenza e ti dico, c'era Ninja che era scatenato, ha mica causato terremoti, c'era la città che era completamente distrutta. Che spettacolo che è stato, ragazzi, ieri sera. Mani in alto. Vediamo, bellissima. Cos'è una beretta? Cos'è? Sì, è una beretta, è l'arma più, cioè quella che costa 45.000 l'arma e 2.500 ogni caricatore. Bella bella, infatti mi sembrava fosse una beretta, l'avevo già intravista ieri. Comunque, vuoi vedere come si fa il pane? Sì, magari dai, vediamo il pane così poi al massimo quando siamo con gli altri poi vediamo la rapina o qualcos'altro. Volevo anche provare a fare la droga, Ok. sinceramente. Ma mi sa che ce devi essere molto di più che in quattro. E più che altro vanno comprati i semi al mercato nero e poi bisogna andare a piantarli, a Sì. lavorarli, è un po' lunga la cosa. La comodità poi di essere nella gang, come vedete che quando qualche altro membro della gang è all'interno del server, vedete che compare quel simbolino in bianco che quindi lo possiamo ritrovare tranquillamente sulla mappa. E in più abbiamo anche il canale gruppo dedicato, quindi premendo punto virgola, vedete che cambiamo il canale, mettendo canale gruppo siamo automaticamente, cioè diciamo le nostre conversazioni sono solo tra noi membri della gang. Come vi dicevo appunto poco fa, per entrare nella mia gang l'unica cosa che dovete fare, ed è quella anche un po' più comoda, dato che purtroppo non posso creare altri amministratori nella gang in modo da poter permettere anche ad esempio a dei creeper di approvare membri nella gang, ma devo farlo necessariamente io. Ripeto, aggiungetemi su Steam, chiedetemi l'amicizia su Steam, tanto io la do a tutti senza problemi. Siamo arrivati, quindi spegniamo. No, scusate, ho acceso le luci, luci spente, motore spento, scendi. Ok, chiudiamo. Allora, prima cosa devi raccogliere il grano. Sì, la farina l'avevo già fatta, il pane invece Ma hai no. chiuso la macchina? Sì, chiusa, chiusa. Ok, come vedete adesso siamo, vedete in basso a sinistra, intanto chi va a dare una mano a quel giocatore, siamo in tre, vedete che si è inserito anche Davide. Davide, noi siamo qua in fattoria e stiamo facendo il pane. Ah no, però adesso se n'è andato. Ok, allora il grano l'abbiamo raccolto, non ne possiamo più portare, vedete che infatti ne abbiamo 72 di 74. Ok, quindi con questo adesso andiamo qua dal tipo, dal bot che c'è qua e così ci facciamo fare la farina, vedete? Ok, adesso c'è la lavorazione della farina. Ok, ragazzi, sono quasi, vedete, 99%, quindi ho fatto la farina. Io ho Ok. quasi finito, Sì, io sto prendendo le olive. Sì, non ne riesco a fare tante perché comunque la farina tutta in macchina non mi ci sta. Allora, vediamo chi è che fa l'olio. Dovrebbe essere, eccolo qua, ragazzi. Vedete, questo bot fa l'olio. Quindi facciamo la lavorazione dell'olio. Così vediamo anche quanto ci dà di pane, per cui se effettivamente può essere utile fare anche il pane. Ecco, vedete che quindi una volta fatto l'olio e la farina, andando da questo bot ci compare appunto il cioè non devi pane. neanche fare i grandi 10 di giri. pane. Grande, 10 di pane mi ha dato. Wow. Ok, andiamo in macchina. Ok. Perfetto, ragazzi, quindi avete visto che comunque con poco tempo abbiamo già fatto 10 di pane e non è assolutamente male, ragazzi. Ok, quindi andiamo adesso alla produzione alimentare a vendere.
E vediamo con questi 10 di pane cosa abbiamo fatto. Ok ragazzi, spariamo i 190, guardate qua, quasi 200 all'ora con la Twingo. Mamma mia che curva, curva i 110 ragazzi. Grande. Che fa? Oddio! Che cos'è? Che cos'è? Ti vedo sopra il tetto. Eh sì, perché se bevi o mangi dentro quando sei in macchina ti... Non puoi mangiare da seduto, allora il tuo meno si alza. Bellissimo. Grande col copilota sulla macchina. Vedete ragazzi, io ho messo le HUD, cioè le icone anche proprio a schermo, con il tasto Page in su. Vedete che così mi compare Conad direttamente. Oh, vai tutto dritto, appena arrivi lì svolti l'angolo e vai tutto dritto, basta. Ok, sì, io ho attivato anche le icone sulla mappa con il tasto Page su, così almeno le vedo direttamente. La macchina. Ah, ok. Ok, vendiamo anche noi. Allora, vendita alimentare, 10 di pane, le vendiamo tutte, vendiamo anche la farina. Cosa facciamo? 7500, buono. Direi buono, con 10 di pane vendiamo anche la farina. Ok, ho fatto un altro millino. Va bene, alla prossima, poi vedrò di prendermi un'arma e vediamo se riusciamo a combinare qualche rapina. Eh sì, costa massimo 50.000, con 50.000 ce la fai a prendere. Sì, adesso tra poco li faccio e vedrò di prenderla. Ok, perfetto, bene ragazzi, quindi anche per questo gameplay è tutto. Mi raccomando, come sempre, un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Mi raccomando, come detto all'inizio del video, date un'occhiata anche agli altri video e perché no, mettete anche lì un bel pollice in su. Dal prossimo vedremo appunto di iniziare l'attività illegale vera e propria, armi, rapine, droga, insomma chi più ne ha, chi più ne metta. Ricordatevi, mi raccomando, di aggiungermi a Steam se volete entrare nella mia gang. E noi, come sempre, da Arma Life Italia da Cheyenne, ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!